la tempesta perfetta si è abbattuta su Fedez. Il rapper, francamente, si è cacciato da solo in mezzo alla bufera. Dopo aver tirato troppo la corda, questa si è spezzata. E quando succede, cosa si può fare? Sparire per un po'. E finalmente è successo. Da 2 settimane Fedez non si fa vedere sui social, una situazione senza precedenti. Anche il giorno del suo 35esimo compleanno, il 15 ottobre, è rimasto in silenzio. Ma c'è una data che segna la sua latitanza. Il 30 settembre 2024. Cosa è successo? In quel giorno sono stati arrestati 19 ultras delle tifoserie di Milan e Inter, 2 dei quali erano i bodyguard di Fedez. Il rapper compare anche in alcune intercettazioni degli inquirenti, anche se non è indagato. Poco prima dell'arresto, Fedez era coinvolto in una polemica con Tony F. Molti ritengono che il battibecco sia stato organizzato per creare hype in vista dell'uscita di Allucinazione Collettiva. Brano in cui viene menzionata Chiara Ferragni. Tutto sembra stucchevole, considerando che Fedez aveva promesso di non parlare dell'ex moglie dopo la separazione. In breve, Fedez sta mettendo a rischio la sua credibilità. Le sue mosse comunicative sembrano imbarazzanti. Quindi, cosa fare? Meglio fermarsi un attimo. Non si sa esattamente perché si sia eclissato, ma sembra che abbia bisogno di riorganizzare le idee. E se è così, ben venga un periodo di riflessione. Resta in sospeso anche il caso del pestaggio di Cristiano Iovino. Fedez, infatti, è solito essere in prima linea su polemiche banali, ma quando si tratta di spiegare situazioni più serie, tace. Senza dubbio, alcune vicende sono più difficili da affrontare e giustificare. Una cosa è certa, Fedez non si adatta affatto al detto «quando il gioco si fa duro, i duri iniziano».